In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Perché chi RTL. prende una terapia finta e quindi ha questa forte spinta psicologica, questi fattori psicologici, sta meglio, a volte più del farmaco sotto test, a volte quasi come il farmaco, a volte come il farmaco, ci sono diverse cose. E allora è nata tutta un'avventura. Che ormai dura da 25-30 anni, tutta un'avventura in cui ci siamo chiesti il perché questi fattori psicologici, anzi, preferirei dire fattori psicosociali, cioè Forse sociali talune vuol cose, dire. talune altre ne seguono di necessità, diceva Aristotele. In una società virtuosa è necessario seguire delle regole comuni che salvaguardino l'individuo e la collettività. Per esempio, in un ambito di sanità pubblica, mi chiedo come si possa districarsi tra logica e paradosso in una situazione in cui, per esempio, l'autorità costituita obbliga i propri sudditi ad eseguire una determinata azione previa obbligatoria sottoscrizione degli stessi del libero consenso, ovvero dell'assunzione di responsabilità di eventuali effetti causati dall'azione imposta. Vabbè. Tra matematica, linguaggio e linguaggio comune e filosofia, La cos'è logica è la una logica? disciplina considerata astrusa anche dai logici e molto separata da quello che facciamo quotidianamente. In realtà questo è Perché l'errore alla fine del capitale, male, perché. l'ammalarsi e della guarigione è proprio formata da un ragionare costante del nostro corpo, no? Quindi come dire. Non cominciamo a dire, beh, questa è logica, questa è politica, questo è logico, ma non è pratico. Assurdo, perché se noi lavoriamo veramente sulla forma del ragionamento, date talune cose e talune altre, cioè su questo meccanismo bizzarro per cui il nostro pensiero salta da certe premesse e arriva a certe conclusioni. Beh, se noi dimentichiamo, Luke, se noi non abbiamo un'esatta coscienza di questo fatto, ci rendiamo conto che siamo sempre lì, che anche per decidere di prendere un caffè devo ragionare. Due parole E su come quindi. si sono evolute, se è possibile, non lo so, le malattie e appunto questo rapporto medico-paziente. Lei ha detto una cosa molto interessante, che c'è stato lo sviluppo della medicina molecolare, però si è ridotto il rapporto medico-paziente, quindi voi invece andate nella direzione opposta. Ecco, con questo sviluppo tecnologico, in qualche modo sono evolute le Indubbiamente, malattie? dal punto di vista psicologico e psichiatrico, sì, ci sono nel senso che ci sono nuove tecnologie. Beh, l'esempio più ovvio, no? Ovviamente sono i videogiochi, lo sappiamo tutti. Oppure l'esempio più ovvio che conosciamo tutti sono i cellulari che nei ragazzi, negli adolescenti hanno provocato un po' di un isolamento rispetto al mondo circostante, quindi certamente ci sono delle situazioni diverse che vanno Oggi in gestite in psichiatria, maniera per diversa. Per esempio. fare un esempio, il gioco d'azzardo è considerato una vera e propria patologia. Una vera e propria patologia, conosciamo anche i meccanismi biologici. Non so se è il caso qua di citare quali sono questi meccanismi biologici, ma forse li posso dire. In 2 minuti solo, il giocatore d'azzardo ha un deficit di una sostanza che noi chiamiamo dopamina. Perché? Perché quando noi abbiamo una Fantastico, hai detto delle ricompensa. cose bellissime e questo concetto di verità al potere mi sembra molto, adesso insomma, penso a questi media che sono esplosi nel dare questi concetti di giusto, di buono, di esatto, insomma, vabbè, anche qui la questione è immensa. Nel distorcere Eh l'uso sì, di questi perché lei concetti, prima ha detto certo. in democrazia non c'è, Non cioè, no. possiamo fare a Certo. meno di capire che rischiamo molto nell'usarlo. Dell'imposizione, certo.
La storia è immensa e anche un grande business. In una puntata Rai 2012 di C'era una volta, l'ex vice direttore marketing della Pfizer, parlando delle aziende quotate in borsa, racconta che a Wall Street non importa quanti soldi fai o quanti utili riesci a ottenere, l'unica cosa che conta è quanti utili riuscirai ad ottenere l'anno successivo. Ciò spinge le aziende anche ad inventare malattie. Del resto, la Bayh-Dole Act 1980 permette Ci all'università. sono farmaci che servono, ci sono tanti farmaci che non servono. Forse anche qua vale la pena fare un esempio, un ultimo studio, non cito di chi, comunque di un istituto farmacologico italiano, non faccio il nome, ma forse l'avete intuito, quindi non c'è sospetto di essere di parte. Di 400 farmaci utilizzati in ambito pediatrico, 40 sono in realtà efficaci e utilizzabili con un certo, diciamo così, risultato terapeutico, quindi vuol dire il La 10%. prima domanda è di nuovo una domandona, cioè io anche qui avete tempo, non so, cioè 2 o 3 giorni almeno. Beh, noi abbiamo l'abitudine di parlare di verità intendendo i contenuti veri, mentre come io ho detto, l'approccio filosofico ci dice che invece la verità va considerata come ciò che unisce i contenuti veri e dunque il concetto di verità. E il concetto di verità è semplicemente Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi autorevoli interpreti.